Pace a te, anche stasera siamo insieme, grazie siano rese al Signore per la bella occasione che ci dà, soprattutto per l'edificazione personale che abbiamo. Io spero che tu dall'altra parte hai dei sentimenti nobili come li abbiamo noi. Nella Sacra Scrittura c'è scritto che cosa vuol dire sentimenti nobili, cioè estrarre, prendere dalle scritture, interiorizzare per conoscere la verità, per sapere ciò che dice la parola di Dio. Questi sono sentimenti nobili, noi possiamo avere sentimenti di qualsiasi genere, ma leggiamo insieme nel capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, dove comprendiamo seriamente che vuol dire avere sentimenti nobili, così come è descritto in questo verso. Guardiamo in pratica se abbiamo sentimenti nobili. Leggiamolo insieme. Atti degli Apostoli 17:11 dice che questi neofiti, ora questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica. Perché avevano sentimenti nobili? Perché ricevettero la parola con ogni premura, e non basta, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Non so se hai notato il nostro modo di predicare il Vangelo in questo canale. Noi, insieme ai fratelli che siamo insieme spesso in televisione, mettiamo sempre i versi della parola di Dio e non tiriamo fuori mai dal contesto quello che la parola dice. Se tu hai notato, io spero che tu hai sentimenti nobili. Ho parlato con una sorella 10 minuti fa, mi ha detto: io ho riempito 5 quaderni di tutto quello che viene detto nelle tue trasmissioni, perché io me li ripasso, li vado a leggere. Gli ho chiesto: ma tu hai la Bibbia a casa? Mi ha detto: io ne ho 4, 5, però questi sentimenti nobili vengono premiati dal Signore, perché questo vuol dire avere veramente il piacere di conoscere il Signore e vogliamo veramente una conversione radicale. Infatti, se noi leggiamo subito dopo quei versi, leggiamo il verso 11, 12 e poi ci fermiamo. Leggiamo. Ora questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. E anche se parliamo del contesto di quello che diciamo, molti di loro dunque credettero, e così pure un gran numero di nobili donne, cioè quelle che avevano con un cuore nobile cercato nelle scritture, riuscirono a credere. Alleluia! Numero di nobili donne greche e uomini. Quando noi siamo interessati e abbiamo sentimenti nobili, che vogliamo conoscere la verità, dice che credettero alla verità, perché quando noi siamo desiderosi, Dio si rivela al nostro cuore e trova Lui la strada come deve fare. Non so se ricordi, nel capitolo 10 degli Atti degli Apostoli c'era un uomo sconosciuto, un nostro compaesano, che si trovava in Palestina perché faceva parte dell'impero romano. Era un uomo che pregava, che operava bene e cercava il Signore. Non lo conosceva, ma lo cercava. Dio trovò la strada come far giungere Pietro a casa sua per conoscere il Signore. Io spero che tu sei uno di quelli che ha i sentimenti nobili. Se vuoi conoscere la verità, c'è qui una spiegazione logica. Non solo ascolta, prendi nota.
vai ad approfondire quei versi, almeno quei versi che ti parlano, resta con una penna, con un foglio, con un quaderno e poi vai a fare ricerca, così conosci la verità. Cristo si rivela in questo modo. Perché facciamo in questo modo? Perché lo Spirito Santo ci guida dal non portare la parola secondo me. Oggi ci sono troppi secondo me, perciò viviamo in una confusione che non si capisce niente. Siamo come al tempo dei giudici, che ogni israelita non solo pensava secondo sé, ma faceva, così stiamo vivendo. Ma il Signore ci chiama ad un altro modo di vivere. Sentimenti nobili che cercano nelle scritture la verità di Dio, Dio si rivela e veniamo convertiti. Convertiti vuol dire strappati dall'inferno per camminare verso il cielo con il Signore. Beh, io credo che tu hai capito bene che cosa stiamo dicendo, perciò seguiamo e credo che ci sia già il fratello Giovanni dall'altra parte, Giovanni Mancuso, pace a te, mi senti? Assolutamente sì, pace a tutti voi, benedizione. Grazie al Signore. Ebbene, Giovanni, ci guidi in preghiera e noi preghiamo insieme con te, voglio pregare anche a te, sorella, fratello che sei a casa, mettiamoci insieme, veramente, con un desiderio di voler conoscere di più delle cose che riguardano il Regno di Dio. Dio ci ha chiamato a questo e noi siamo tanto contenti di poterlo fare, soprattutto perché ci sono milioni che stanno seguendo. E gloria sia resa al Signore, benedetto sia il Signore, perché ogni giorno troviamo altri canali dove poter andare attraverso altre piattaforme, un poco in giro per il mondo. Qualche settimana fa, non so se sai, se sei in Svizzera, dove ti trovi, c'è una piattaforma svizzera che distribuisce il nostro canale su tutta la Svizzera. Continuiamo ogni giorno ad entrare un poco alla volta, come voler rubare territorio al diavolo per portare la parola del Signore. Bene, mettiamoci insieme mentre ascoltiamo il fratello Giovanni. Giovanni, vai avanti tranquillo e ti seguiamo. Amen, alleluia. Padre, ti vogliamo intanto ringraziare perché non è un caso che siamo insieme in questo momento. Sappiamo che tu ci hai accordato questo speciale momento per ricevere da te, Signore. Abbiamo bisogno di avere rivelazione nella nostra vita, rivelazione nella nostra mente attraverso la tua parola, perché questo porta al rinnovamento. Signore, tu sei venuto a dare vita, e vita in abbondanza, ma una vita che porta libertà. E noi sappiamo che attraverso la tua parola, attraverso il tuo spirito, che riveli passo per passo quello che tu metti nei nostri cuori come dei semi meravigliosi, libereranno le nostre incertezze, le nostre paure, faranno cadere tutte le nostre catene, tutto quello che ci tiene legato attraverso quella verità rivelata attraverso il tuo spirito. È questo che noi ti chiediamo questa sera, papà, insieme, di poter essere uno strumento potente nelle tue mani affinché chi ascolta possa ricevere la tua liberazione attraverso la rivelazione nello Spirito Santo. E nel nome di Gesù lo decretiamo. Amen. Amen, amen, amen. Vai avanti tranquillo, eh. Ok, amen. Sì, è una cosa che ascoltavo da te, l'importanza della rivelazione della parola, qualche cosa che veramente apre la nostra mente, il rinnovamento della nostra mente, un po' quello che Paolo ci invita attraverso la sua scrittura, mostra nello spirito, di rinnovare la nostra mente, più di ogni altra cosa. Il nostro spirito è perfetto, ma la nostra mente ha bisogno di essere rinnovata costantemente, giorno dopo giorno, di tutto quello che noi abbiamo accumulato durante tutta la nostra vita, e questo ci porta anche a agire, a pensare, a muoverci anche in senso sbagliato, contrario a quelli che sono i pensieri di Dio. E, avendo l'onore questa sera di essere qua in mezzo a voi e nel potervi edificare, perché questo è il mio desiderio, poter edificare il corpo di Cristo, poter edificare la Chiesa, poter edificare i miei fratelli e le mie sorelle e tutti quelli che sono in ascolto in questo momento, ho chiesto al Padre cosa potevo
condividervi, perché voglio essere mosso e guidato nello spirito, perché non voglio essere mosso dai sentimenti, dall'uomo carnale, ma dobbiamo essere guidati attraverso il suo spirito. E beh, il tema che mi ha messo nel cuore per voi questa sera è non dire, non dire. Sì, perché spesso e volentieri nella mia vita mi sono trovato molte volte a dire: questa non è la vita che desideravo, perché mi va tutto male? Perché non riesco a vedere la mano di Dio sulla mia vita? Perché non vedo realizzarsi il proposito? Perché non vedo i progetti di Dio nella mia vita per me? Perché tutto questo? Penso di non essere stato l'unico essere sulla faccia della terra ad aver detto queste parole. Tutti ci siamo posti questi interrogativi in un modo e nell'altro nella nostra vita. Ma ecco che il Signore, attraverso la sua bontà e grazia, infinita misericordia, ci mostra attraverso la Scrittura quello che è la verità che ci rende liberi. E in questo caso, in questo percorso della mia vita in cui io mi trovavo a vivere una vita che non rispecchiava quello che erano gli standard di Dio, volevo veramente vivere una pienezza, volevo veramente vivere una manifestazione della potenza dello Spirito, veramente desideravo vedersi compiere il proposito nella mia vita, ma vedevo che tutto andava verso un'altra direzione, con fatica, con sudore, con cadute, con rialzate. Allora ho detto: Signore, io veramente ho bisogno della tua rivelazione, ho bisogno della tua indicazione, della tua via. E il Signore mi ha portato a un primo passo che desidero leggere con voi, che è in Proverbi 18:21. È veramente un passo che ci fa comprendere l'importanza di quello che è la nostra proclamazione. Morte e vita sono in potere della lingua. Quelli che l'amano ne mangeranno i frutti. In quel momento, sapete, lo Spirito Santo mi stava dicendo che ero io la causa, ero io stesso che attraverso il mio modo di parlare stavo dirigendo la mia vita. Spesse volte dico: se la tua vita va in quella direzione, fermati un attimo, registra per una giornata intera quello che stai dicendo e riascolterò. E ti renderai conto che la tua vita sta andando in direzione come tu stai proclamando della tua vita. È un po' quello che dice l'Apostolo Giacomo nel capitolo 3, che parla delle navi. Le navi sono grandi, sono grosse, ma c'è un piccolo timone che guida il suo percorso, che guida la sua direzione. Dice: così vale anche per noi. La nostra lingua, il nostro parlare, conduce la nostra vita. È importante comprendere quello che la responsabilità è totalmente nostra, perché il Signore, attraverso quello che dice in Proverbi, abbiamo letto poco fa, vita e morte sono in potere della nostra lingua. Siamo noi che abbiamo l'autorità, siamo noi che dirigiamo la nostra lingua. Ecco perché è importante ricevere rivelazione e indicazione da parte dello Spirito, perché spesse volte, e io parlo personalmente in passato e ogni tanto può capitare anche ora, ecco perché abbiamo bisogno di rinnovamento costante alla mente, il nostro parlare non è in linea con quello che è la parola di Dio, quello che è la mente di Cristo. Ecco che abbiamo bisogno di rinnovamento, perché Dio veramente desidera che noi vediamo manifestato i propositi, che Dio veramente desidera che noi vediamo realizzati quei sogni meravigliosi che Lui ha posto dentro il nostro essere, il nostro spirito perfetto. Ecco perché anche un altro passo in Proverbi, al capitolo 23, verso 7, la prima parte dice: poiché come pensa nel suo cuore, così egli è. Esatto, noi siamo quello che pensiamo, noi siamo quello che pensiamo di essere. Cos'è che pensiamo ora della nostra vita? Che non siamo abbastanza, che non ne siamo capaci? E la nostra vita si sviluppa in base a quello che noi stiamo credendo, anche perché sappiamo che dall'abbondanza del nostro cuore parla la bocca. Abbiamo bisogno di sostituire tutto quello che nel nostro cuore non va bene con la parola di Dio. Molti mi hanno chiesto: ma è molto difficile. Mi è capitato spesso di fare questo esempio. Se noi troviamo un bicchiere con dell'acqua sporca, basta versare dell'acqua pulita e l'acqua sporca uscirà in maniera automatica. Così è con noi. Noi possiamo avere dell'acqua sporca dentro di noi, ma la pura parola di Dio, quando viene
versata dentro noi stesso fa uscire tutto quello che non serve, facendoci mettere in una posizione di piena giustizia e piena consapevolezza in chi noi siamo in Cristo e in quello che Dio ha immesso nei nostri cuori per il suo proposito. Come pensa nel suo cuore? Così egli è. Abbiamo bisogno di rinnovamento. Spesso e volentieri ascoltiamo i consigli o le parole delle persone che ci stanno vicine e le crediamo. Spesso e volentieri i consigli o le parole che le persone dicono al nostro cuore non sono parole di incoraggiamento. Magari ci siamo trovati persone che ti hanno detto che non sei capace, che non hai le capacità, che non hai i titoli, che non hai studi per poter fare determinate cose. Allora noi ci arrendiamo, crediamo a queste parole e non facciamo nient'altro che rallentare quello che è il proposito di Dio nella nostra vita. Ho anch'io usato tante volte la mia bocca con parole negative. E questo non faceva nient'altro che allontanare il proposito di Dio dalla mia vita. Sì, perché il Signore ha un proposito per ognuno di noi. Fin dall'inizio che noi siamo stati intessuti nel grembo di nostra madre, già Dio aveva un proposito per ognuno di noi. Siamo stati a compiere cose meravigliose, io e te, per la gloria di Dio, per la gloria di Dio. Questa è una verità che noi possiamo trovare e leggere insieme quello che diceva Dio stesso al profeta Geremia. Leggiamo al capitolo 1, verso 4 e 5 del profeta Geremia. La parola dell'Eterno mi fu rivolta, dicendo: prima che io ti formassi nel grembo di tua madre, ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal tuo grembo, ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Questa è una meravigliosa verità che Dio stava profetizzando al profeta Geremia, che ancora non era profeta, ma questa è una verità che appartiene a tutti noi. Noi siamo stati intessuti nel grembo di tua madre, ma lui ci ha conosciuto molto prima e anche su di noi, prima che non uscissimo dal grembo di nostra madre, siamo stati consacrati, appartati, ci ha appartati per lui, ci ha stabiliti per compiere cose meravigliose, perché siamo tutti in coloro che hanno ricevuto Gesù, figli e figli amati che hanno il proposito, hanno il DNA di Dio per compiere cose gloriose per il suo regno. Com'è possibile tutto questo, potresti dire? È vero, spesse volte ci guardiamo allo specchio e diciamo: ma io non posso, non sono capace, non ho la formazione, non sono adatto, non sono adatto, sono troppo giovane, sono troppo vecchio, non ho il tempo per fare questo. Sapete, questi erano tutti gli stessi limiti che metteva Geremia, limiti umani. Siamo abituati troppo a guardare noi stessi nella parte fisica, ma non dimentichiamoci una cosa molto importante. Siamo spiriti rigenerati, nati di nuovo, che è in collegamento perfetto con il Padre attraverso lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo vuole dirti esattamente tutto quelli che sono i meravigliosi propositi che Dio ha per te. Prima che tu fossi, Dio ti ha pensato. Prima che tu fossi, Dio ti ha consacrato, ti ha messo a parte, ha messo dei progetti, ha messo dei piani, ha messo un'opera gloriosa che solo tu puoi portare avanti e nessun altro. Ognuno di noi è diverso l'uno dall'altro. È proprio per questo, perché nella diversità si vede manifestata la multisapienza di Dio attraverso quello che Lui sceglie di mettere attraverso il suo Spirito, i doni meravigliosi, tutti guidati attraverso il suo Spirito. Ecco perché abbiamo necessità di a stare all'ascolto dello Spirito Santo e chiedere rivelazione attraverso la parola di Dio. Quindi ti voglio incoraggiare questa sera e dirti che veramente c'è un proposito nella tua vita. Non è un caso che tu sei stato creato, non è un caso che tu sei in questa terra. Dio già ti preconosceva, ti ha consacrato, ti ha stabilito per, chissà, avrai un ministero, avrai una chiamata particolare, avrai un dono particolare, sempre per l'edificazione della Chiesa e per il regno di Dio. Prima che tu fossi. E Dio ti ha equipaggiato per fare tutto questo. Credetemi, non guardate i limiti umani, non guardare te stesso, non guardare quello che tu puoi avere o quello che non puoi avere, ma credi semplicemente in quello che Dio ti dice. Ed è questo
Un po' la risposta che noi spesso e volentieri facciamo quando Dio ci parla nel nostro intimo, nel nostro cuore, quando noi abbiamo quel desiderio che Dio ha messo nel nostro cuore, che magari pensiamo che sia un qualcosa di irraggiungibile, impossibile, perché è più grande di noi stessi, è più grande di quello che noi possiamo pensare o soltanto immaginare, ma è Dio che ha intessuto un qualche cosa nel tuo spirito. Alleluia. E io voglio incoraggiarti questo, nel cominciare a sperare contro ogni speranza, perché questo è quello che fa lo Spirito, ti incoraggia attraverso la sua parola a sperare, a credere nelle parole del Padre, attraverso la potenza dello Spirito. E questo è quello che gli diceva al profeta Geremia: io ti ho costituito prima che tu fossi, io ti ho conosciuto prima che tu nascessi, e avevo già in progetto per te che tu fossi profeta e andassi alle nazioni a parlare per nome mio. Alleluia, che meraviglioso! Ma ecco, anche Geremia ha guardato il suo limite, ha guardato se stesso. Tant'è vero che noi, leggendo sempre allo stesso capitolo, dal verso 6, lui rispose: ahimè. Quante volte abbiamo detto: ahimè, Signore, ahimè, Signore, eterno, io non so parlare perché sono un ragazzo. Vedete, in questo verso, in Geremia 1,6, vediamo queste parole. Geremia non stava nient'altro che dicendo che lui non era in grado di portare avanti quello che Dio aveva stabilito nella sua vita fin dal grembo materno, perché si vedeva semplicemente un ragazzo e non era capace di parlare alle nazioni. Quante volte noi abbiamo detto: non posso, non ne sono capace, non ne sono degno, non ho le possibilità, non ho le finanze. Dio, quando stabilisce una cosa per la tua vita, afferra. Corri per quella corsa che Dio ti ha chiamato a fare e compi la tua chiamata e compi il percorso che Dio ha tracciato per te, perché Dio ti ha equipaggiato in maniera gloriosa. Vedete, Dio non guarda la nostra parte esteriore, Dio ha guardato il tuo cuore. Dio ha guardato quanto tu lo ami, quanto tu veramente tieni a Lui. Non importa di come sei, se sei giovane, se sei meno giovane, se sei alto, se sei basso, se sei... Non importa nulla di tutto questo. Dio guarda il tuo cuore e vede che è un cuore che crede in Lui e che ha la piena capacità di portare avanti il suo proposito. Dio ha un proposito per ognuno di noi. Ecco perché siamo ancora qua, per portare avanti quello che ha iniziato nella tua vita. Lo vuole portare a compimento, lo vuole portare a compimento con la sua forza, con tutto il suo sostegno, con tutta la sua potenza, con tutta la sua misericordia, con tutta la sua grazia, con tutto il suo spirito. Per sì, perché il suo spirito è in ognuno di noi, proprio per essere quella meravigliosa guida, quella lampada che ti conduce veramente per quei sentieri dove sentieri non esistono. Alleluia, io sono gioioso mentre sto parlando con voi, sento lo Spirito che mette in me una grande gioia perché la parola di Dio dà buone notizie e dà speranza e dà gioia. E che cosa fa il Signore quando il profeta Geremia, il ragazzo Geremia, il giovane Geremia che si lamenta dicendo: ahimè, Signore, sono solo un ragazzo e non so parlare. Dio fa un qualcosa di particolare, mette una cerniera alla bocca di Geremia, perché gli dice al verso 7: non dire sono un ragazzo. Questo è un incoraggiamento che il Signore ci vuole dare questa sera. Stasera ti sta dicendo: non dire quello che io ho stabilito per te. Non dire sono ragazzo, perché tu andrai da tutti coloro ai quali ti manderò e dirai tutto ciò che ti ho comandato. Dio mette una cerniera alla bocca di Geremia. Credetemi, spesse volte anche noi abbiamo bisogno di mettere una zip alla nostra bocca. Perché? Perché attraverso il nostro parlare possiamo impedire di vedere manifestato quello che Dio ha preparato per ognuno di noi. Attraverso quella nostra bocca, come abbiamo detto all'inizio, dirigiamo la nostra vita, è il nostro timone. Quindi dobbiamo, come dice la parola, dobbiamo mettere delle sentinelle nella nostra bocca, perché il nemico sa esattamente che autorità, vita e morte sono in potere della nostra lingua.
Quindi abbiamo bisogno esattamente di queste verità che entrano in noi, nelle profondità del nostro cuore, che siano rivelate attraverso la rivelazione dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ti è stato dato per darti rivelazione, non informazione, perché l'informazione rimane soltanto a livello mentale. Ma Dio desidera che quella informazione diventi rema, rivelazione, affinché tu possa vivere con potenza la verità di Dio che è stata deposta nel tuo cuore e nel tuo spirito. Sono certo che quando questo avviene non ci sarà più nessuna cosa che può fermarti. Potrai andare avanti con coraggio, anche se ci saranno degli ostacoli, li supererai perché sai che Dio ti ha chiamato a quell'obiettivo, Dio ti ha chiamato a quel proposito. Quindi non diciamo più, sono un ragazzo, non posso, non ho le capacità, sono troppo giovane, sono troppo vecchio. Non dire, ma sì, costante e sì, legato alla proclamazione di quello che Dio ha messo sulla tua vita. Sì, dobbiamo imparare a parlare la stessa lingua che Dio parlava. Siamo i suoi figli e dobbiamo imitarlo. Nella nostra vita quotidiana abbiamo usato gli stessi modi di dire e di fare dei nostri genitori perché ci sono stati trasmessi. Abbiamo imitato il loro modo di parlare, i detti, determinate mosse, modi di fare. Abbiamo appreso questo dai nostri genitori perché era la nostra situazione familiare dove siamo cresciuti. Quei sono tutti quegli input che noi abbiamo ricevuto fin da piccoli ed è normale che ci viene da parlare in un determinato modo, agire in un determinato modo, ma noi dobbiamo imparare ad agire esattamente come Dio dice e Dio fa, perché Lui è il nostro meraviglioso papà. E questo è importante. Dobbiamo cominciarle imparare a conoscere, imparare a conoscere le profondità, cominciare a imparare a conoscere il suo cuore ed essere in accordo a ciò che Lui ha stabilito per la nostra vita. Dobbiamo cominciare a proclamare la sua verità. Siamo stati abituati a proclamare la verità del mondo, quello che il mondo ti dice. Quello che gli uomini ti dicono e non le crediamo e agiamo per la stessa via e vediamo che le nostre vite vanno per quella via. Ma oggi, questa sera, il Signore sta dicendo una parola molto importante per ognuno di noi. Nessuno è escluso da questo meraviglioso patto che Lui ha fatto, nessuno è escluso da questa meravigliosa rivelazione che il Signore vuole dare attraverso il suo spirito. Dobbiamo stare allineati e credere, proclamare la verità che è stata stabilita per la tua vita. Devi cominciare a afferrare con coraggio i propositi che Dio ha per te. E anche se c'è qualcuno che ti dice: ma come puoi tu parlare alle nazioni se non sai, se sei un balbuziente? Molti balbuzienti, e ce n'è stato uno in particolare, ne conosciamo che era Mosè, che era balbuziente, l'ha chiamato a liberare il popolo di Dio. Vedete, Dio non usa le nostre capacità, Dio non usa quello che siamo in grado di fare con le nostre forze. Dio guarda il tuo cuore e se Dio ti ha chiamato, se Dio ha messo un proposito, quella chiamata è perché ha visto il tuo cuore e sa che sei in grado di portarla avanti attraverso il suo aiuto. Quello che dice successivamente Dio a Geremia è qualcosa di fenomenale. Andiamo a leggere sempre lo stesso capitolo, però dal verso 8 al verso 10. Non temere, e questo è un incoraggiamento che voglio dare anche a voi questa sera. Non temete davanti a coloro che dicono che non puoi, non temere davanti a coloro che dicono che non ce la farai, perché io sono con te, Dio è con te per liberarti, dice l'Eterno. Alleluia, questa è una meravigliosa notizia che noi stiamo prendendo questa sera. Dice: l'Eterno stese la mano e toccò le mie labbra, quindi l'Eterno vi disse: ecco. Io ho messo le mie parole nella tua bocca. Ecco, oggi io ti costituisco sopra le nazioni e sopra i regni per sradicare e per demolire, per abbattere e per distruggere, per edificare e per piantare. Alleluia, carissimi, noi oggi abbiamo una verità potente, la spada dello Spirito, la parola di Dio che ti è stata data. E non devi temere, e ti ha costituito sopra regni, ti ha costituito sopra principati e potestà, amen. E ti ha dato la capacità di sradicare, di demolire, abbattere, distruggere, edificare e piantare.
Alleluia, questo è quello che Dio ha messo nella tua vita prima che ognuno di noi fosse, ognuno di noi fosse intessuto nel grembo di nostra madre. Dio già aveva dei propositi, dei progetti gloriosi, ma dobbiamo cominciare a imparare a non dire più, a non usare la nostra bocca in maniera negativa, a usare la nostra labbra per negare quello che Dio vuole manifestare attraverso di noi. Questo è un incoraggiamento che voglio dare veramente a tutta la Chiesa, perché è importante cambiare il nostro modo di parlare, è importante e fondamentale imparare a cominciare a parlare il linguaggio del regno, perché noi apparteniamo al suo regno. La parola ci dice, non preoccuparti, piccolo gregge, perché al Signore, a Dio, al tuo Padre è piaciuto darti il regno. Il regno è tuo. Hai bisogno di parlare la stessa lingua, hai bisogno di esprimerti nello stesso modo del regno, come lo faceva Gesù quando era qua sulla terra. Gesù, il nostro amato Signore, manifestava il regno del Padre. E allo stesso modo, oggi io e te siamo qua su questa terra per continuare quell'opera. L'opera di Cristo non si è fermata, quell'opera meravigliosa non si è conclusa. Oggi noi, come rappresentanti, ambasciatori del Regno di Dio, siamo stati chiamati a portare la stessa linguaggio, a portare la stessa manifestazione, a portare la stessa verità per dare libertà. Libertà alla tua vita, libertà alle persone che hanno bisogno di conoscere quello che è la verità che li renderà liberi. Ecco perché non dobbiamo minimamente parlare lo stesso linguaggio del mondo, perché non produrremo nulla di buono, ma Dio ti ha dato la sua verità affinché la tua parola si possa manifestare la sua verità, le sue promesse meravigliose. La parola ci dice che Dio ha mandato le sue promesse e non torneranno indietro affinché non siano portate a compimento, ma quelle promesse hanno bisogno di essere credute e proclamate. Perché vita e morte sono in potere della nostra lingua. Io e te abbiamo autorità di poter cambiare le cose, perché nel momento in cui noi uniformiamo alla volontà del Padre, alla proclamazione del Padre, Dio cambia le situazioni tutte attorno a noi, le trasforma per il nostro bene. Dobbiamo cooperare con Dio. La parola ci dice che è importante cooperare. La cooperazione vuol dire due persone che lavorano insieme per un fine comune. Se Dio ha stabilito una cosa, ma dalla mia bocca ne dico un'altra, non sto cooperando con Dio, sto andando su una direzione diversa, sto camminando su un binario diverso di quello che Dio ha stabilito. E Dio ha stabilito ogni cosa in Cristo. Dio ti ha dato ogni opportunità in Cristo di poter vivere, proclamare, vedere manifestati i propositi, vedere manifestato tutto quello che tu hai dentro di te. Per sempre, ricordiamoci, per la sua gloria, non per innalzare l'uomo, ma per innalzare il nostro Padre, per dare gloria a Dio in questo tempo e in quello futuro, per innalzare il Re del Re, il Signore dei Signori in questa terra. Alleluia, gloria a Dio. Sapete, c'è anche un altro esempio nella Bibbia che noi troviamo, una storia molto simile a quella di Geremia, ed è quello di Zaccheo, il sacerdote. Il marito di Elisabetta, i futuri genitori di Giovanni il Battista, loro pregavano incessantemente Dio di poter avere un figlio. E c'è stato un momento in cui l'arcangelo Gabriele apparve a loro, apparve a Zaccheo, e gli dice che tutto quello che loro avevano chiesto all'Eterno gli sarebbe stato dato, ma avrebbe fatto qualcosa di più. Questo bambino avrebbe fatto delle opere potenti, avrebbe fatto delle cose meravigliose per il regno di Dio, avrebbe aperto la strada al Signore, alleluia. Eppure la risposta di Zaccheo non è stata una risposta: ah, gloria a Dio, finalmente vedrò manifestato quello che noi abbiamo pregato per tanti anni. Gloria a te, Signore, perché tu hai visto il nostro cuore. Se noi andiamo alla scrittura in Luca 1 verso 18, la risposta di Zaccaria è stata molto diversa da quello che erano le loro preghiere e le loro speranze. Zaccaria disse all'angelo: da che cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni. Wow, questa è una cosa che ci fa comprendere che sia Zaccheo che Elisabetta pregavano per un figlio, ma non credevano realmente di poter vedere manifestato il frutto del loro grembo. Perché? Perché si vedevano anziani, si vedevano vecchi. Quindi
Quindi quello che loro manifestavano attraverso la loro bocca non era esattamente ciò che loro credevano nel loro cuore, ma Dio ha parlato. Zaccheo stava proclamando cose diverse da quello che Dio aveva programmato per loro, quello che avevano progettato per la loro vita e per quello che era il progetto di Giovanni il Battista. Loro stanno dicendo: tutto questo è impossibile perché io sono anziano, mia moglie è anziana, non è possibile. E allora, se noi continuando a leggere la scrittura di versi 19 e 20, dice: l'angelo rispondendogli disse: io sono Gabriele che sto alla presenza di Dio. E sono stato mandato per parlarti, annunziarti queste buone novelle. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno al loro tempo. Ecco qua, nella stessa misura come ne parlavo prima, l'angelo mise una cerniera alla bocca del sacerdote Zaccheo. Sapete, la figura di Zaccheo è molto importante, un sacerdote. Un sacerdote è quello, colui che proclama, e noi siamo sacerdoti in questa terra, noi abbiamo autorità, ci fa comprendere la posizione che aveva Zaccheo, l'importanza. Zaccheo stava dichiarando cose negative sulla vita del proprio figlio, stava impedendo che la manifestazione di ciò che Dio stava stabilendo sulla vita, sulla loro e di quella del figlio, fosse impedita attraverso la sua, il suo limite, il suo vedersi vecchio, la sua impossibilità. L'angelo ammutolisce, ammutolisce perché non doveva essere bloccato il piano di Dio. E questo ci fa comprendere una cosa importante. Gesù è venuto a darci buone notizie. Ha dato a noi il ministero di dire al mondo buone notizie, buone novelle. L'Evangelo sono buone notizie. Ma queste buone notizie sono necessarie essere credute. Zaccheo non credeva a quelle notizie. Certe volte diciamo è troppo bello per essere vero, ma è vero, quello che Dio dice è vero, lui non mente, non è, la parola ci dice che lui non è un uomo che possa mentire, e tutto quello che lui dice di te, tutto quello che lui ha stabilito per te è la verità. Comincia a crederla, anche se tu vedi attorno a te che sembra non possa realizzarsi, ma Dio ha la capacità. Dio ha tutta la sua potenza per far adempiere il proposito che lui ha per te. Dai semplicemente il tuo cuore. Credi semplicemente con la tua bocca e tu vedrai come Dio manifesterà in maniera gloriosa, perché lo fa con gloria, lo fa con magnificenza, lo fa con la sua meravigliosa potenza, trasforma ogni cosa in ognuno di noi. E credetemi che io l'ho potuto sperimentare sulla mia vita, perché io oggi, guardando il mio passato, guardando a quello che ero, non ne avrei mai immaginato di oggi trovarmi davanti a un pubblico, davanti a voi, a glorificare il Signore, a dire le verità di Dio, a ringraziare a Dio per quello che mi ha chiamato a fare e ringrazio che soltanto tramite la sua grazia e non per le mie capacità, perché io sono sempre stata una persona molto introversa, molto timida, non capace di poter parlare con delle persone. Quindi per farvi comprendere e incoraggiarvi che Dio ha la capacità di fare quello che lui ha stabilito, basta che noi crediamo e diamo a lui il nostro cuore, semplicemente, nella semplicità, perché Dio è un Dio semplice, è un Dio che ama, è un Dio che vuole prendere e condurre i propri figli per la mano, perché sono i figli che credono al genitore e si lasciano guidare, si lasciano trasportare e si fidano di ogni parola che esce dalla bocca del Padre. E questo dobbiamo dare soltanto gloria a Dio, perché possiamo dire semplicemente che non è per forza, non è per potenza, ma è attraverso lo Spirito. Alleluia. Io sento forte questo nello Spirito di trasmettere questa verità. Non dire più, non dubitare di quello che tuo Padre ha detto, non dubitare della manifestazione che Gesù ha dato sulla croce per ognuno di noi. Non dubitare di quel tutto è compiuto che lui ha gridato sulla croce, perché veramente Gesù ha compiuto un'opera perfetta per te. Ti ha strappato, ti ha preso con te, ti ha fatto una nuova creatura, ti ha reso figlio, ti ha stabilito e ha messo un proposito in te, prima che tu fossi. E Dio desidera che tu lo porti avanti.――![――││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 
ma non usare più la tua bocca, non usare più la tua lingua alle bugie del nemico, agli inganni di questo mondo, alla realtà di questo mondo che ci spinge sempre a dire il contrario, perché credetemi, tutto quello che il mondo ci manifesta è contrario a quello che Dio dice. Allora io voglio unirmi, cooperare con quello che è la bocca di Dio, voglio cooperare attraverso quello che è la verità di Dio. Io voglio che la sua parola sia stabile nel mio cuore e sia stabile nel mio spirito affinché io possa vivere in maniera libera la sua verità e che possa essere quello strumento di gloria nelle sue mani per poter edificare, per poter incoraggiare, per poter portare avanti l'obiettivo e il proposito che Dio ha stabilito per ognuno di noi. Prima che tu fossi. Io voglio dirti una cosa, non so perché lo Spirito Santo mi sta dicendo questo, ma so c'è qualcuno che dubita della sua nascita, che la sua nascita sia stato un errore, che è stato un caso, oppure c'è stato un errore nel fatto che tu ti trovi qua oggi. Beh, posso garantirti che se tu sei qua e mi stai ascoltando in questo momento, non sei un errore. Dio ti ha voluto, Dio ti ha conosciuto, Dio ti ha pensato, eri già nei suoi pensieri. Ed ha visto che eri capace di portare avanti quello che Dio ha messo dentro di te perché ha visto il tuo cuore, ha visto che l'avresti accettato, ha visto che l'avresti ricevuto nella tua vita. E allora vuole guidare quella tua vita, la vuole rendere una vita meravigliosa, una vita abbondante, perché questo Gesù è venuto a dare una vita abbondante e desidera che noi viviamo questa vita abbondante. Quindi non proclamiamo più sconfitta nella nostra vita, non proclamiamo più debolezza nella nostra vita, non proclamiamo più tutto ciò che è di negativo nella nostra vita, ma proclamiamo le verità di Dio. Non facciamo come Geremia, non facciamo come Zaccheo, impariamo da Gesù che ha preso tutto quello che Dio diceva, perché lui stesso ci ha detto tutto ciò che voi sentite viene dal Padre. E quando Gesù parlava, si vedeva manifestato il regno di Dio. Le persone guarivano, le persone venivano liberate, le persone ricevevano una manifestazione potente dell'opera di Dio. Ecco, oggi io e te, come figli, siamo stati chiamati a fare la stessa cosa. E che Dio ha intessuto il suo spirito in te per guidarti, per innalzarti. Per suggerirti esattamente dove andare. Quindi non temere, non usare più la tua bocca, non dire più non posso, non dire più non ce la faccio, non dire più non ne sono capace, non dire più sono giovane, non dire più sono vecchio, non dire più non so parlare, non dire più tutto questo. Ma possiamo unirci alle verità che Paolo stesso scrive. Alla lettera ai Filippesi, capitolo 4, verso 13. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Desidero che tu proclami questa verità oggi con la rivelazione nello Spirito, che tu puoi ogni cosa in Cristo. Puoi portare avanti il proposito che Dio ha messo nel tuo cuore. Puoi portare avanti quei desideri che Dio ha messo nel tuo cuore e che noi spesso abbiamo rinchiusi in un cassetto perché li ritenevamo lontani o li ritenevamo impossibili. Noi abbiamo Dio. Il Dio dell'impossibile ed è nel nostro Padre e vuole mostrare l'impossibile ad ognuno di noi. Io voglio incoraggiarvi questa sera a non mollare, ma andare alla sua presenza, andare al suo trono e ricevere ciò che è buono, e ricevere le sue parole, e ricevere il suo incoraggiamento, e ricevere tutta quella dolcezza che ha per te. Non dimentichiamoci che noi siamo i suoi amati figli. I suoi eterni bambini, perché così dobbiamo essere, dei bambini, dei semplici bambini, perché Gesù ha detto bisogna essere dei bambini per ricevere il regno dei cieli. E il bambino crede a tutto quello che il genitore le dice. Se a me mi avessero detto da bambino, ah sai, ma gli asini volano, io ci avrei creduto, perché? Perché me l'ha detto mio padre. E io credo a mio padre. Allora tutto ciò che tu credi che sia impossibile quando tu ti specchi nella parola di Dio, Dio ti sta dicendo, credi, perché tu puoi ogni cosa in me che ti fortifico. La mia fonte devo essere io, non appoggiarti sul tuo discernimento, non appoggiarti sulle tue capacità, non specchiarti a uno specchio fisico,
ma specchiati nella verità della parola, perché così sarai trasformato alla stessa sua immagine. Questo è quello che Dio vuole per ognuno di noi, essere specchiati alla stessa immagine del Figlio e portare avanti la meravigliosa gloria di Dio, per la sua gloria e nella gloria del Figlio. Amen. Alleluia. Grazie, grazie, grazie Pastore. Dio ti benedica e grazie per Grazie a la voi. collaborazione. Vedo anche che ci sono gli altri due fratelli, fratello Emanuele, fratello Massimo. Pace a voi. Mi sentite? Grazie. Sì. Allora continuiamo con uno dei due. C'è qualcuno di voi che ha fretta? No, sì. Scusate, si era staccato il collegamento. Tu hai fretta? Massimo? Io? Sì. Proprio fretta no, però Va sono bene, pronto allora facciamo se... andare avanti Emanuele. Emanuele, vai tu. Va bene, grazie. E ringrazio Dio per questa serata, per questo stare insieme. E avevo un verso, un po' si lega a quello che il pastore prima di me ha condiviso. E questo verso è in Geremia, al capitolo 31, il verso 3, dove dice: Da tempi lontani il Signore mi è apparso, sì, io ti amo di un amore eterno, perciò ti prolungo la mia bontà. Questo è un verso che personalmente mi sta a cuore in modo particolare, perché questa voce che il Signore lascia al suo popolo, ad ognuno di noi, dice qualcosa di speciale. Sì, io ti amo di un amore eterno. Che significa questo per noi? Significa che non c'è stato mai un momento in tutta l'eternità in cui non sono stato amato da Dio. Ti amo di un amore eterno significa che ogni momento che io ho vissuto fino ad oggi sono stato amato da Dio. Questo amore di Dio mi ha sempre seguito, mi è stato sempre a fianco, è stato sempre lì pronto ad aiutarmi. E questo significa che in questo momento Dio mi sta amando, mi sta amando. È come a me sta amando te che ascolti. E forse ecco, arriva al momento giusto questo messaggio perché a volte il diavolo è così capace, il nemico, a metterci il dubbio dell'amore di Dio nei nostri confronti. Ci sentiamo soli, ci fa sentire abbandonati, ci fa sentire esclusi, ci fa sentire non appartenenti al corpo di Cristo, ma questo verso, come altri nella parola, invece ci riprendono e ci scrollano in qualche modo e ci dicono: guarda, che Dio ti sta amando, Dio ti ha sempre amato, l'amore di Dio non ti ha mai lasciato e in questo momento, in questo preciso momento, Dio ti sta amando. Ma nonostante questa grande verità che ci ha lasciato il Signore, cioè che Lui ci ama in ogni momento della nostra vita, e noi siamo lì che prendiamo delle decisioni, decisioni a volte anche importanti, se allontanarci da Dio o se rimanere attaccati al Signore. Qualcuno negli anni ho sentito che dà colpa alle prove, sto passando questo, la vita, le circostanze, mi sono allontanato dal Signore perché ho vissuto un momento difficile, i fratelli, la chiesa, il pastore, mi sono allontanato, mi sono preso del tempo. Ma vedi, tutto questo allontanamento in realtà rimane soltanto una cosa, che è una nostra decisione. Allontanarci da Dio è una nostra decisione. Perché? Perché l'amore di Dio, l'abbiamo appena letto, è così presente nella vita dell'uomo, io ti amo costantemente, ogni giorno, come dire, non ti lascio mai con il mio amore. Se io mi allontano, è una mia decisione. C'è appunto in merito
una parabola nella Bibbia, la parabola del figliol prodigo, quella che conosciamo benissimo tutti quanti, e mi piacerebbe rileggerla stasera qualche verso. Abbiamo scritto in Luca 15, dal verso 11 al 24. Leggiamolo insieme. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: Padre, dammi la parte dei beni che mi aspetta. Ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i bacelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io mi muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre. È bellissimo questo passaggio. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e i calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e si misero a fare grande festa. Bellissima questa parabola, ma che tiene in piedi quello che stavamo dicendo, la verità, la decisione. Dove ti trovi tu adesso? E parlo non dentro casa, ma dove ti trovi nella vita, spiritualmente, è una tua decisione. Hai deciso tu di trovarti lì, come questo ragazzo ha deciso di lasciare il padre, come questo ragazzo ha preso dentro di sé una decisione di allontanarsi dalla casa del padre. Dove ci troviamo noi in questo momento è una decisione nostra. Nessuno ha tirato fuori questo ragazzo, nessuno ha detto a questo ragazzo vai via da casa, come non hai mai sentito, e questo te lo do per certo, la voce di Dio che ti dice allontanati da me, come non hai mai sentito e non sentirai mai Dio che ti allontana da lui. Ma se ci allontaniamo, se siamo lontani da questo amore di Dio, questa è una nostra decisione. E questo ragazzo ci dice che fuori dal Signore, lontano dal Signore, la vita è pericolosa. Quando si vive lontano da Dio non c'è mai un guadagno, è solo perdita. Quando io vivo lontano dalla casa del Padre, lontano da mio Padre, io vivo una vita in perdita. Non ci si guadagna mai, non ci sarà mai guadagno lontano dal Signore, anche se il diavolo prova a farci credere che fuori ci sono delle cose che ci potrebbero interessare, che potrebbero interessare il nostro guadagno. Non parlo solo dell'economico, ma anche di tante cose, di piaceri della vita. Questa parabola ci dice che fuori dalla casa del padre, lontano dal padre, c'è solo la perdita. Perché? Perché la vita lì fuori è cara. Perché la vita fuori dalla casa del padre è cara, gli averi hanno cominciato a diminuire, il prezzo è andato alle stelle, e la Bibbia dice che questo ragazzo dopo un po' si cominciò a ritrovare subito nel bisogno, si era speso tutto perché non aveva fatto i conti, che fuori dalla casa del padre i prezzi sono alti, c'è un prezzo da pagare della moralità, c'è un prezzo da pagare, scusate. C'è un prezzo da pagare per il modo di come si vive, la felicità, tutto è caro fuori dalla casa del padre. E questo ragazzo ha perso tutto quello che aveva. Ma arrivato a un certo punto, quando cominciò a dipendere dagli altri, aveva perso la sua libertà e fuori dalla casa del padre
Non siamo più noi che decidiamo, non siamo più liberi come lo siamo quando siamo dentro. Lì cominciamo a dipendere dagli altri, cominciamo a fare quello che gli altri dicono. E forse oggi stai vivendo proprio questo, quello di fare quello che gli altri dicono. Allora arriva al punto del verso 17 dove allora rientrato in sé disse. Rientrato in se stesso. Se è rientrato, perdonatemi, si vede che era uscito da se stesso. Se è rientrato significa che ormai non era più lì dove doveva essere, non era più in se stesso. E questo ragazzo prende una decisione. Rientrando in se stesso, comincia a far nascere un miracolo di riavvicinamento al Padre. Dice: ho peccato, dichiara che ha sbagliato, dichiara che non era quello che doveva fare, dichiara che è quello che aveva creduto che ci fosse lì fuori, in realtà non c'era. Ho peccato, ho sbagliato, ho perso il bersaglio, non ho fatto centro, perciò questo farò, tornerò al Padre. Lo Spirito Santo lo sta portando nuovamente a casa e io prego il Signore. Se tu ti sei allontanato, ti trovi lontano per una scelta sbagliata, per una posizione che hai preso, ascolta la voce dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo sicuramente ti sta dicendo: torna a casa dal Padre. Torna lì perché lì stavi bene, lì eri ricco, lì eri libero. Quando stai nella presenza di Dio, tu sei libero, sei veramente libero, perché chi conosce Gesù Cristo, lui conosce la vera libertà. Lì sei ricco perché godi di ogni benedizione del tuo Signore. Torna a casa dal Padre, non stare fermo lì, non ti fermare sulle tue decisioni, non portare rancore così forte, non portare odio, non portare astio nella tua vita. Liberati di tutto questo. Questo farò, tornerò a casa da mio padre. E questo è stato il movente per cui questo ragazzo, ascoltando la voce dello Spirito Santo, è tornato a casa. E quando torna a casa, ha trovato un padre. Sapete la storia? È bellissima. Questo padre che gli corre incontro, che lo abbraccia, lo bacia, proprio gli dimostra tutto il desiderio, di stare insieme con lui. Corri a Cristo, torna a Cristo. È questo che stasera ti voglio lasciare. Amico mio, fratello mio, forse le scelte sono state così forti che ti hanno portato un po' lontano. Non stai più godendo la libertà, l'amore, la benedizione di Dio. Forse è tanto che non senti, più quella presenza di Dio nella tua vita. Geremia ce l'ha detto: Dio ti ama di un amore eterno. Non te lo dimenticare questo. In questo momento il Padre, anche se tu non lo vedi, ti sta amando di un amore speciale. Ti prego, ascolta la voce dello Spirito Santo, torna a casa, torna ai piedi di Cristo, torna ai suoi piedi e dire: Signore, ho peccato, voglio stare qui con te. Signore, aiutami a stare qui con te. E in questa sera, in questo momento, permettimi di pregare per la tua vita, di pregare affinché questo miracolo avvenga, questo miracolo del tu tornare a casa, di abbandonare tutto quello che hai vissuto fino adesso e che tu possa ritornare tra le braccia di tuo padre. Preghiamo insieme in questo momento. Padre, nel nome di Gesù, veniamo a te perché sappiamo che tornando a te, torniamo tra le braccia del Padre amoroso. In questo momento, Padre Celeste, ti prego per quanti sono lontani, hanno preso delle scelte, hanno preso delle decisioni, si sono convinti che era meglio stare fuori, hanno creduto a delle bugie che li ha portati lontani. Nel nome di Gesù, Padre, ti preghiamo per questi fratelli, per questi amici che possono ritornare indietro perché con te, insieme a te, si sta bene, Padre. Insieme a te, Padre, noi stiamo sicuri, siamo protetti, siamo nelle benedizioni, nella tua casa godiamo del tuo abbraccio, nella tua casa
noi godiamo di ogni cosa che ti appartiene. Padre, nel nome di Gesù, che questo messaggio arrivi lì nel bisogno, che possiamo fare come questo ragazzo. Così farò, tornerò a casa, tornerò da mio padre, lascerò questa bassezza dove sono arrivato. Qui la vita è troppo cara, c'è troppo da rimetterci. Non voglio perdere la mia vita per sempre. Voglio tornare a casa del padre e stare con lui, perché lì sto bene. Nel nome di Gesù, Padre, preghiamo per queste persone affinché possano fare questo passo con decisione. Grazie, Padre, per questa serata. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. E amen. Alleluia, grazie Signore, grazie Signore. Grazie Emanuele, Dio ti benedica tanto, 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 Amen. tanto. Ed è un messaggio speciale. Quando penso a questa parabola fatta da Gesù, è fatta da Dio stesso, perché Dio in altra forma, in Cristo, è così ben composta che si riferisce proprio ad ognuno di noi che si è fatto intrappolare dal peccato. E chi poteva fare una parabola così ben messa se non Dio stesso che rispecchia ognuno di noi che è prigioniero del peccato? C'è un bel canto, il 456, che vogliamo tutti quanti cantarlo, che dice: prigioniero del peccato, carico di colpe e dolo. Da Gesù fui liberato, perciò Gesù è venuto per liberare, ci attira con la sua parola per tirarci fuori dal porcile dove ci troviamo. Cantiamolo insieme questo bel canto. Prigioniero del peccato, carico di colpe tue, da Gesù fui liberato, allor che la sua mano mi toccò, con la sua mano. Ehi, mi toccò, di gioia il cuore mi tornò. Tutto mutò quel dì, perciò io so che mi toccò Gesù e mi guarì. Sempre loderò il Signore, che dal mal mi liberò. Certo son del suo amore, da quando la sua mano mi toccò. Con la sua mano ehi mi toccò, di gioia il cuore mi rondò. Perciò io so che mi toccò Gesù e mi guarì. Se sei schiavo ancora del male, Cristo ti vuol liberare e vuol darti pace e gioia. Allora potremo insieme cantare. Con la sua mano ehi mi toccò, di gioia il cuore mi rondò. Tutto mutò quel dì, perciò io so che mi toccò Gesù e mi guarì. Grazie Signore. Ci deve essere sempre un momento dove
Rientriamo in noi stessi e diciamo: ma che sto facendo qui? Ed è il momento di tornare al Signore. Grazie. Grazie Emanuele, Dio ti benedica. Alla prossima, Dio Un piacendo. abbraccio, Pace, grazie. pace. Ed ora abbiamo il Massimo. Massimo, Massimo, mi senti? Pace, pastore, ben ritrovati. Vai tranquillo, vai, lasciati guidare dallo Vado. Spirito Santo. Gloria al Signore. Grazie per l'opportunità, per lo spazio, per la fiducia sempre. Questo canale è prezioso davvero, ringrazio Dio per come è seguito. Preghiamo che possa essere seguito sempre da più persone. Stasera ho ascoltato, ho avuto, devo dire, un po' di travaglio nel senso del collegamento, non si collegava, sono entrato tardi perché non riuscivo a collegarmi. Forse c'è un problema con la connessione, spero di no, spero che sarà adesso fluirà bene. A noi vogliamo chiedere al Signore che Lui metta una linea ininterrotta tra noi e lui, in modo che ogni tipo di connessione possa funzionare stasera benissimo. Allora ho ascoltato e mi sono già ho il cuore pieno, no? Però ho sentito parlare prima il pastore all'inizio, pastore Cataldo, che diceva che ci sono in questo periodo, in questi tempi, troppi secondo me. E questa è una cosa veramente, davvero, scusate, che ha toccato il mio cuore. Perché è vero, noi siamo abituati a dire sempre secondo me, però così, dobbiamo abituarci sempre di più, e lo dico a me, di fare parlare sempre più la scrittura, di fare parlare la parola di Dio e parlare meno noi. Stasera il Signore mi ha messo in cuore di parlarvi dei segni e della potenza, della sua potenza. In pratica, vedremo un po' la vita di un uomo che è stato già citato prima, che è Mosè. Il fratello ha parlato prima di Geremia, ha fatto anche un accostamento a Mosè. Io vi racconterò un po' la vita, la storia di Mosè, perché Mosè comunque è tipo di Gesù, rappresenta la missione, l'opera che poi Gesù ha compiuto. E vogliamo vedere un po' questi segni, perché Dio agiva in modo soprannaturale e continua oggi ad agire in modo soprannaturale. Quindi vogliamo vedere quello che Dio faceva con Mosè e con altri uomini. Come Dio lo vuole fare anche con noi, perché Dio ce l'ha detto, no? Che saremo accompagnati dai segni, dai prodigi. E quindi questa potenza di Dio deve scaturire dal popolo di Dio, deve scaturire dai figli di Dio, da noi che siamo i credenti, da noi che abbiamo avuto l'incarico così oneroso di annunciare il Vangelo. E voglio leggere subito con voi, perché scuso che la lettura questa è un po' lunga, però abbiate un po' di pazienza, sono 9 versi di Esodo capitolo 4, dal verso 1 al verso 9. E dice: Mosè rispose e disse: Ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno alla mia voce, perché diranno: L'Eterno non ti è apparso. L'Eterno quindi gli disse: Che cos'è quello che hai in mano? Egli rispose: Un bastone. L'Eterno disse: Gettalo a terra. Egli lo gettò a terra ed esso diventò un serpente, davanti al quale Mosè fuggì. Allora l'Eterno disse a Mosè: Stendi la tua mano e prendilo per la coda. Egli stese la mano e lo prese, e nella mano esso divenne un bastone. Questo farai, disse l'Eterno, affinché credano che l'Eterno è Dio dei loro padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe ti è apparso. E l'Eterno gli disse ancora: Ora metti la tua mano nel tuo seno. Ed egli mise la mano in seno e poi la ritrasse, ed ecco che la mano era lebbrosa, bianca come la neve. L'Eterno gli disse ancora: Rimetti la tua mano nel seno. Egli rimise la sua mano nel seno e poi la ritrasse dal seno, ed ecco che era ritornata come la sua carne. Ora avverrà che, e non ti crederanno e non daranno ascolto alla voce del primo segno,
crederanno alla voce del secondo segno. Ma se essi non crederanno neppure a questi due segni e non ubbidiranno alla tua voce, tu allora prenderai dell'acqua del fiume, la verserai all'asciutto e l'acqua che avrai preso dal fiume diventerà sangue sull'asciutto. Ora fermiamoci un attimino qua, vediamo questo contesto. Intanto vediamo come Dio sta dicendo a Mosè: non ti preoccupare, non devi preoccuparti, i segni sono io, il soprannaturale, lo opero io attraverso di te. Quindi tu fai quello che io ti dico di fare, tu sii ubbidiente a quello che io ti dico di fare, credi, agisci e vedrai che le cose accadranno. Quindi ci troviamo in questo contesto in cui Mosè si trova a parlare, Dio si trova a parlare con Mosè per dargli la possibilità, con i segni che lui fa, di fare credere al popolo, farlo credere in Dio, no? Fare credere gli israeliti. Ora, il Signore parla di segni come di un messaggio che doveva convincere, per convincere i figli di Israele, e questi sono gli segni che noi adesso dobbiamo, a livello soprannaturale, fare vedere alle persone, no? Mi torna in mente quello che è scritto anche nel Vangelo di Marco, facciamo l'accostamento dell'Antico e del Nuovo Testamento, perché nel Vangelo di Marco, al capitolo 16 e 17, è Gesù che parla. E dice: questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti, anche se verranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Perciò, fratelli cari, il Signore ci ricorda che la sua Chiesa è chiamata a predicare il Vangelo e a proclamare la verità, e che esso deve essere accompagnato dall'evidenza, da una manifestazione soprannaturale, di potenza spirituale, e non quello che purtroppo molto spesso oggi accade, non di potenza organizzativa, non di potenza culturale, non di potenza economico-sociale, perché oggi la Chiesa si è sfociata in tutte queste direzioni. Il sociale, l'organizzazione, gli eventi, questo, quell'altro, la cultura, la socialità, tutti che facciamo del sociale, ma la Chiesa di Cristo che annuncia il Vangelo e proclama la verità deve essere caratterizzata dalla manifestazione della potenza spirituale. Perché la Bibbia lo dice, non è per forza né per potenza, ma è per lo Spirito del Signore che si combattono e si vincono le battaglie, gloria a Dio. E questa potenza il Signore vuole darla alla sua Chiesa, vuole darla alla Chiesa perché l'ha promessa in Cristo. In Cristo c'è questa promessa e vuole darla a ogni credente. E sapete, accade, la potenza di Dio si manifesta nella nostra vita quando la nostra preghiera diventa un incontro con Dio. Quando preghiamo, noi dobbiamo incontrare Dio, fratelli. La nostra preghiera non può essere una formula vuota, una ripetizione di parole che abbiamo pensato o che abbiamo addirittura scritto. La nostra preghiera deve diventare un autentico incontro con Dio, perché proprio quando noi incontriamo il Signore e lo contempliamo faccia a faccia che noi sperimentiamo pienamente quella potenza, la potenza di Dio. E come vi ho detto prima, vi racconterò un po' della storia, la vita di Mosè. Cercherò di parafrasare un po' con la scrittura, non prendere tutti i versi perché sarebbe il tempo non ci basterebbe. Mosè, noi conosciamo più o meno un po' tutti la storia. Precedentemente a questo episodio aveva fatto le sue esperienze e lui aveva un'aspirazione nel cuore, aveva un desiderio forte che era quello di affaticarsi, di adoperarsi a favore del suo popolo. E quindi di lottare anche per i fratelli, desideroso di fare grandi cose, e aveva già fatto delle esperienze relative alla sua personalità, o direi meglio alla sua umanità. Ora aveva un sano desiderio, aveva un proposito buono, perché voleva il bene del suo popolo, però aveva un problema, ed è un problema che è il problema di tanti, ed è il problema dell'umanità. Non aveva ancora realizzato
l'incontro con il Signore, l'incontro con Dio. E proprio perché lui agiva in virtù della sua cultura, del suo saper fare, della sua capacità, della sua giovinezza, e quindi della forza della giovinezza, dell'energia, lui non poteva però raggiungere quei risultati che si raggiungono soltanto quando noi siamo strumenti nelle mani del Signore e per opera dello Spirito Santo. Vi ricordate, Mosè era cresciuto nel palazzo del Faraone, ma quando è cresciuto uscì fuori dal palazzo perché? Perché per vedere il suo popolo. E un giorno quando vide come era trattato e quando vide i duri lavori che facevano fare al suo popolo, si accorse che un egiziano stava picchiando un ebreo e intervenne a favore di questo ebreo energicamente, tanto energicamente che non esitò a uccidere quell'egiziano. E sapete cosa fece? Dopo averlo ucciso, lo nascose sotto la sabbia. Pensava di poter nascondere totalmente la sua azione, ma invece fu visto proprio dai suoi fratelli israeliti. Infatti accadde una cosa pazzesca, perché il giorno seguente lui si ritrovò di nuovo ad intervenire un'altra volta, però questa volta la disputa non era tra un egiziano e un israelita, ma era tra due israeliti che litigavano e disputavano tra loro. E quindi lui cosa fa? Non uccide. Quel Mosè che aveva usato tutta quell'energia, quel coraggio per aiutare il suo fratello, adesso ha una parola di esortazione, cerca di acquietare un po' la contesa e si rivolge particolarmente a colui che sta facendo il torto, no? E gli dice molto caldamente, lo esorta a smetterla, ma quello reagisce. Perché quello è colui che lo aveva visto il giorno prima. E dice, la sua reazione è molto dura, perché dice, che cosa vuoi fare di me? Vuoi forse uccidermi come hai ucciso quell'egiziano? Mosè rimase di stucco, perché si sentì scoperto, si accorse che la sua azione era stata vista da qualcuno e quindi il suo cuore si gela, si è sentito sicuramente molto avvilito, scoraggiato, perché lui che voleva fare qualcosa per i suoi fratelli, lui che voleva mettere a beneficio di tutta la nazione la sua cultura, la sua personalità che aveva acquisito giustamente alla corte del faraone, lui che aveva scelto di stare col suo popolo piuttosto che stare alla corte del re, si accorse che tutto quello che faceva, che gli sforzi che lui compiva, tutti i programmi che lui aveva, erano inutili e quindi cosa fa? Spaventato, fugge lontano. Come mai? Chiediamocelo. È sempre lui, quel giovane pieno di energia, animato da grandi propositi, però il coraggio non lo assiste e cerca di mettersi in salvo. Ora, certo, manifesterà quel carattere nobile ancora, infatti noi leggiamo in questo libro che nel paese, quando giunse al paese di Madian come forestiero, si trovò. Ci sono tanti episodi che io certo non posso raccontare tutto, però ci sono tanti episodi, per esempio quello in cui lui si trovò a vedere delle fanciulle che conducevano il gregge in un abbeveratorio e erano le figlie del sacerdote di Madian. E cosa accade? Accade che dei pastori prepotenti videro le donne e cercarono di rubare, no? Di sopraffare quelle ragazze e quindi di allontanare il loro gregge per prendergliele. E invece Mosè cosa fa? Interviene in loro difesa. E quindi vedete, lui, il suo animo è sempre quello. E a causa di questo, addirittura poi sappiamo la storia che trova una famiglia, trova anche moglie, si sistema nel paese di Madian e possiamo vedere che proprio dopo questo lui non raggiunge ancora nessun risultato, non riesce a sbloccare qualcosa, non riesce ad adempiere quello che si era proposto di adempiere a favore del suo popolo. Eppure i propositi erano meravigliosi, le sue intenzioni erano bene, il temperamento c'era, tutto era encomiabile, ma c'era ancora quella cosa importantissima che non aveva ancora incontrato il Signore. Ma un giorno accade
che mentre si trovava a pascolare il gregge di suo suocero, Jetro, si trova di fronte a un'esperienza a lui nuova, un'esperienza rivoluzionaria per la sua, che ha rivoluzionato la sua vita. Perché cosa fa? Era uno spettacolo strano. Vide un pruno che ardeva, ma in quella località i pruni ardevano molto facilmente perché era l'autocombustione, incendiava tanti pruni. Ma la cosa che lo colpì, la cosa differente, era che i pruni di solito facevano una fiammata e via, e poi finiva. Questa era una fiamma che non si esauriva, una fiamma che non si spegneva, no? Quindi il pruno ardeva e continuava ad ardere e si consumava, tanto che Mosè, incuriosito, si avvicinò a quel luogo per verificare da vicino con i suoi occhi quello strano fenomeno che stava accadendo. E giunto proprio lì, dice la scrittura, udì la voce del Signore. Udì la voce dell'Eterno: Mosè, togliti i calzari dai piedi perché il luogo dove tu sei è luogo santo. E Mosè in questo incontro sperimenta una rivoluzione interiore, un capovolgimento totale della sua personalità. Dio comincia a parlargli, comincia a dargli direzione, comincia a prospettargli il suo piano e a chiamarlo ad un compito e a un ministero importante. E sapete qual è la prima cosa che emerge nella vita di Mosè? Mosè di fronte a Dio, di fronte alla parola che Dio gli dà, di fronte al compito che Dio gli vuole affidare, si sente si sente insufficiente. Ma io, Signore, diceva prima fratello, Mosè era balbuziente, ma come farò a parlarvi? Cioè, quel Mosè che era così temperato, così pieno di energia, così audace nel paese d'Egitto, quando pensava di essere il Salvatore lui prima del suo popolo, adesso davanti a Dio, quando fa un incontro con Dio, si sente un piccolo fanciullo. Non sa parlare, non sa agire, non sa muoversi. Signore, come posso andare? Con quale capacità mi posso impegnare con questo compito? Mosè si sente incapace, ma Dio gli parla e dice: tu devi andare perché sarò io a sostenerti, sei guidato da me e devi manifestare l'autorità che io ti do e devi proseguire questa missione. E adesso Mosè è davvero preoccupato, fratelli, persino dell'incontro con i suoi fratelli, perché chiede, dice sicuramente non mi crederanno. E Dio, arriviamo al nostro testo che abbiamo letto, come farò a convincere il Signore? Gli dice: non ti preoccupare, cosa hai in mano? Un bastone. E il Signore ha bisogno di piccole cose per trarre grandi cose. Non ha bisogno di grandi cose, Signore. Dalle piccole cose ci trae grandi cose meravigliose. Da quei 5 pani e 2 pesci il Signore Gesù ha saziato una moltitudine di persone e ne sono avanzate 12 ceste. Dai piccoli strumenti il Signore tira fuori le grandi imprese, fratelli cari. Perciò noi abbiamo bisogno solo di ubbidire a Lui. Certo, quando Dio disse di gettare il bastone a terra era un ordine un po' strano, potremmo dire, ma irrazionale. Però Mosè ubbidì, gettò il bastone in terra. E il bastone diventò un serpente. Oh, un serpente, Mosè! Disse, ebbe paura e fuggì. Ma come fuggì? Eppure Mosè doveva essere abituato ai serpenti. Nel deserto li aveva sicuramente incontrati. Non doveva essere uno spettacolo, no. Eppure questo serpente doveva apparire così spaventevole che lo indusse a fuggire. Ma il Signore gli disse, non scappare, Mosè! Prendi anzi in mano quel bastone, quel serpente per la coda, scusate, e diventò di nuovo un bastone. Ancora una volta vediamo che l'atto di ubbidienza fa la differenza con Dio. Mosè ha vinto la sua paura, Mosè ha vinto il suo timore, stende la mano, afferra quel serpente per la coda e quel serpente diventa di nuovo un bastone. Dio lo istruì.
nei segni che lui avrebbe dovuto dare per far sì che gli israeliti credessero. Io ti accompagnerò, Dio gli disse, con la mia potenza. Dio gli disse, io farò tutto questo per te. Ti accompagnerò con la potenza del mio spirito, tu non sarai tu ad operare, perché lui non avrebbe potuto fare la mano che diventava lebbrosa e poi, oppure l'acqua che diventava sangue. Cioè, lui sta dicendo, non sarai tu, le tue azioni non si svolgeranno a livello naturale, ma a livello soprannaturale. Fratelli, qua dobbiamo imparare qualcosa. Se noi, come Mosè, riusciamo, impariamo a obbedire alla sua parola, a obbedire a Dio, le nostre azioni non saranno naturali. Saranno segni soprannaturali, il mondo crederà. Perché il mondo sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Mosè parlava e tutte le cose, da quel momento in poi, Mosè parlava e tutte le cose annunziate dalla parola di Mosè si verificavano come dei segni meravigliosi, precisi, che lui agiva non per potere umano, ma per virtù, per potere soprannaturale, per potenza che veniva dall'alto, per potenza divina. E possiamo ricordare lo svolgimento del suo ministero, una vita di intimità con Dio, che nella Bibbia viene considerato amico di Dio addirittura. Lo leggiamo in Numeri 12, verso 5. Dice, allora l'Eterno scese in una colonna di nuvola, si fermò all'ingresso della tenda e chiamò Aaron e Miriam, ambedue si fecero avanti. L'Eterno quindi disse, ascoltate ora le mie parole. Se vi è tra voi un profeta, io l'Eterno mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno, ma non così con il mio servo Mosè, che è fedele in tutta la mia casa, con lui io parlo faccia a faccia, facendomi vedere e non con detti oscuri, ed egli contempla la sembianza dell'Eterno. Ora, una vera intimità con Dio. Mosè viveva questo, un'intimità con Dio che lo mette sempre più in possesso di capacità soprannaturali, che Dio manifesta nella vita di Mosè, ma che Dio è pronto a manifestare nella vita di ognuno che vuole, di coloro che lui può usare per il suo servizio e per la sua gloria. Perciò, fratelli, se ci disponiamo ad essere usati da Dio per il servizio e per la sua gloria, lui si manifesterà, ci darà delle capacità soprannaturali. Mosè, guardiamo Mosè quando stende il bastone verso il Mar Rosso, le acque si aprono. Lo stesso bastone che Mosè ha sul monte quando gli israeliti combattono con gli Amalechiti, è sempre quello il bastone. E quando Mosè lo tiene alzato, abbassa la sua mano, gli Amalechiti riprendono vigore. Quando Mosè lo alza, gli israeliti vincono. Allora dobbiamo capire, fratelli cari, che noi possiamo avere la vittoria soltanto quando il bastone di Dio è innalzato. Ed è Gesù che deve essere innalzato nella nostra vita, nella vita dei credenti. È lo stesso bastone con il quale Mosè percuote la roccia in Oreb e fa uscire acqua dalla roccia. Ma non è il bastone. Ora non voglio essere frainteso che non è un bastone miracoloso. Non facciamo in vaso bastone, guardiamo a quel Mosè che ha un peso per il popolo, guardiamo a quel Mosè che con passione ha saputo pregare intensamente per i suoi fratelli. È l'ubbidienza di Mosè alla voce di Dio. È quel peso che lui ha per il popolo. Quante volte si mette anche a contendere con Dio a favore del popolo, nonostante il popolo dimenticava sempre le sue parole. In Esodo 32,9 dice: L'Eterno disse ancora a Mosè: Ho visto questo popolo, ed ecco, è un popolo dal collo duro. Ora dunque lasciami fare affinché la mia ira si accenda contro di loro e li consumi, ma di te io farò una grande nazione. Ed è una promessa molto allettante, vero? Se Mosè avesse avuto delle ambizioni personali o familiari, come a volte capita a noi purtroppo, avrebbe immediatamente accettato quell'offerta di Dio. Dice, vabbè, basta che tu innalzi me, basta che tu mi stai facendo la promessa a me, va bene, accendi la tua ira contro di loro. Ma Mosè non ebbe questa risposta, no, non aveva questo carattere.
Se aveva delle ambizioni personali, quante volte noi per ambizioni personali o familiari, perché vogliamo vedere i nostri figli o nostro marito, nostra moglie o qualcun altro, o noi stessi che vogliamo arrivare nella chiesa a fare chissà cosa in Cristo e così via, siamo disposti anche a volte a fregarcene degli altri. Mosè non aveva questo cuore, lui non accettò. Rimase fermo al suo posto e disse nel verso 32 di questo stesso capitolo, dice, ciò nonostante ora ti prego, si mise a contendere con Dio, perdona il loro peccato, se no cancellami dal tuo libro che hai scritto. Fratelli, questo è davvero incredibile, questo è davvero meraviglioso. Cioè, quel Mosè che più tardi chiede al Signore, che non vuole muoversi, non vuole andare da nessuna parte senza di lui, gli sta dicendo, tu devi fare a meno di me se non perdoni questo popolo. Cioè, capite il cuore di Mosè? Ho detto che è tipo di Gesù. Gesù è morto per il nostro perdono. Allora, Mosè più tardi cosa fa? Signore, tu non ci hai detto ancora chi andrà davanti a noi lungo il cammino che dobbiamo percorrere. E il Signore risponde, io manderò un angelo, Mosè, io sto parafrasando con la scrittura, non possiamo leggere tutto, cerco di fare in fretta, io manderò un angelo, Mosè, e l'angelo vi guiderà nella strada, non ti preoccupare. E Mosè ancora si ferma per litigare con Dio. Signore, cosa hai detto? Un angelo? Noi non ci muoveremo da qui, finché tu non ci assicuri che davanti a noi verrai tu, non vogliamo un angelo, Signore, vogliamo te. Alleluia. Un Mosè completamente cambiato, un Mosè che ha subito una tale trasformazione che non lo riconosciamo più. Prima era un giovane forte, ricco, pieno di coraggio, pieno di buone intenzioni, quando incontra Dio faccia a faccia, subisce una trasformazione radicale. Non si vuole muovere se Dio non cammina davanti a lui. Cari che mi state ascoltando, è nel Signore. Solo quando noi siamo vicini al Signore, noi possiamo essere trasformati. Solo vicini al Signore noi possiamo essere messi in grado di superare quel cristianesimo superficiale e religioso per vivere il vero cristianesimo. Un cristianesimo che manifesta in modo chiaro e evidente che la nostra vita è stata trasformata non solo da un punto di vista morale, perché adesso siamo più bravi, più buoni, ma un cristianesimo che mostra che abbiamo subito una trasformazione che ha messo in noi una potenza spirituale che opera per lo spirito, una potenza abbondante dello spirito di Dio. Questo deve essere il cristianesimo. Io credo che tutti noi dobbiamo camminare verso il pruno ardente. Io credo che tutti noi dobbiamo metterci all'ascolto della voce di Dio. Credo che dobbiamo essere tutti pronti a toglierci i calzari dai piedi per dimorare in umiltà nel luogo santo della presenza di Dio. Sapete qual è la prima azione che viene fatta dal sangue di Gesù? È proprio la purificazione dei nostri peccati. Quando il sangue di Gesù arriva nella nostra vita, la prima cosa che fa ci purifica dal peccato. Il luogo, il suolo dove tu sei è un suolo santo. Togliti i calzari. Ora, quello che il Signore ci sta dicendo stasera è che non ci sia nessuna interferenza, che non ci sia nessun isolamento tra te e la sua presenza. Questo è quello che lui desidera. In 2 Corinzi 3,18, e vado alla conclusione, dice: noi tutti contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore.
Fratelli cari, Dio è pronto a operare il nostro favore, ma vuole che noi muoviamo i nostri passi verso il pruno ardente, verso la sua presenza, verso il fuoco della sua presenza, per ricevere la sua potenza. Dio sta aspettando questo. Dio diede dei segni e anche Gesù parlò dei segni che accompagneranno la vita del cristiano, come abbiamo letto prima in Marco 16. E stasera vogliamo fare un passo verso la sua presenza ed essere rivestiti di potenza dall'alto, affinché nel nome di Gesù possiamo vivere una vita cristiana soprannaturale. Perché oggi si parla. Si parla, come si diceva prima, di nostre opinioni, ma il soprannaturale, i segni e i prodigi li compie Dio e Dio li deve compiere ora, in questa età, proprio attraverso di noi che siamo stati incaricati all'annuncio del Vangelo della verità, all'annuncio della buona notizia. Perciò veramente stasera insieme, fratelli cari, facciamo un passo verso la sua presenza, verso il fuoco della sua presenza affinché dall'alto il Signore ci possa rivestire nel nome di Gesù della sua potenza e la nostra vita cristiana diventi una vita cristiana che manifesta l'opera spirituale del soprannaturale. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per questa parola. E ti preghiamo che attraverso il tuo spirito stasera possiamo ricevere davvero quell'unzione potente, quell'unzione speciale, quell'olio che tocca la nostra vita e trasferisce, Signore, la tua potenza in noi per poter annunciare con potenza e con franchezza il Vangelo della grazia, la buona notizia a questo mondo che muore. Signore, tu ci hai dato un incarico davvero speciale e noi, Signore, desideriamo essere come te, Signore, assomigliarti sempre più e ti chiediamo, Signore, che tu ci ungi dall'alto, ungi la tua chiesa, il tuo popolo, i tuoi ministri, Signore, affinché possiamo essere come fiamme di fuoco, ripieni e rivestiti della tua potenza per operare il soprannaturale, affinché con i segni, Signore, che tu hai mandato, il popolo, il mondo possa credere. Ti ringraziamo. Ti benediciamo con tutto il cuore e ti diciamo, vieni Spirito in noi, visitaci stasera ancora con la tua potenza e riempici perché di te abbiamo bisogno. Ti ringraziamo con tutto il cuore, ci benediciamo gli uni con gli altri, Signore, per le parole che abbiamo ricevuto, per la parola abbondante che è venuta nel nostro cuore. Ti preghiamo che attraverso il tuo Spirito ogni parola ricevuta stasera possa produrre il frutto che tu hai stabilito, ciò per cui l'hai mandata. Grazie Padre, benedici parole di vita, questo prezioso canale. Signore, sostieni Pastore Cataldo e tutto lo staff affinché ancora di più possiamo arrivare in quei luoghi, in quei posti con la tua parola dove tu, Signore, stai preparando e stai progettando ogni cosa. Ti diciamo grazie con tutto il cuore nel nome di Gesù. Amen. E Amen, amen. amen, 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 amen. Massimo, grazie. Dio ti benedica anche per l'ispirazione che lo Spirito Santo mi ha dato mentre ascoltavo. Il fatto che tu hai detto quello che ho detto, il secondo me, mi ha fatto riflettere il fatto che Mosè non parlava secondo sé quando parlava, lui parlava quello che Dio gli diceva. Che Dio diceva. Ed è importante questo, in questo tempo noi dobbiamo imparare. Non è che voglio aggiungere qualcosa a quello che tu hai detto, ma è un insegnamento che il Signore ha messo nel mio cuore e di ripeterlo, perché il secondo me non produce effetti secondo la parola di Dio. Non era solo Mosè che, annunciando la parola di Dio, venivano i segni. Noi troviamo nella Sacra Scrittura e perciò questo dobbiamo mettercelo in mente, voi tutti che siamo insieme e che ascoltiamo.
Noi, se vogliamo vedere i segni, dobbiamo portare la parola di Dio, perché è essa che fa questo. O siamo presenti e possiamo toccare ed impartire, o siamo lontani. Quello che opera i segni è la parola di Dio. Voglio leggere qualche verso, giusto che, se puoi restare, ci fa piacere, ma sì, anche a me fa piacere, un insegnamento importante, perché se no noi in questo tempo, con tutto quel che va in giro sui social e nelle chiese, dappertutto, il secondo me non funziona e perciò il Vangelo non funziona. I segni sono se noi predichiamo il Vangelo. Già il fatto che vive parole di vita, per tutte le guerre che ci sono state, per tutti i contrasti, per tutto quello, questo è un segno per noi che viene da Dio. Ma guardiamo insieme pochi versi che ci vogliono essere di aiuto. Leggiamo in Ebrei 2,4. Vediamo un pochettino, pochi pensieri, giusto da convincerci che la parola di Dio ha ragione e noi dobbiamo fare. Mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro, la loro testimonianza era la parola di Dio, aggiungeva con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo secondo la sua volontà. Qui c'è un'indicazione chiara. Mosè annunciava la parola di Dio, Dio aggiungeva i segni, Gesù annunciava la parola di Dio, Dio aggiungeva i segni. Gli apostoli predicavano la parola di Dio, Dio aggiungeva i segni, la conferma del messaggio con doni di ogni genere prodotti dallo Spirito Santo. Noi, credenti di questi tempi, ci dobbiamo convincere, ma convincere seriamente. Se vogliamo vedere l'opera di Dio che avanza, noi dobbiamo attenerci alla parola del Signore, perché essa parola produce il soprannaturale che dice il fratello. E non finisce qui. In Atti 2,22, nella predicazione e subito dopo l'effusione dello Spirito Santo, erano segni che gli apostoli, prima discepoli, avevano seguito e predicavano, interpretavano la parola e le profezie dell'Antico Patto nel modo giusto. E nel verso 22, Atti 2,22 dice: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Parlano di Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti. Gesù predicava la parola di Dio, dipendeva dal Signore. Prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi sapete, però stava accadendo anche a loro mentre predicavano la parola. La loro testimonianza testimoniava di ciò che Cristo gli aveva ordinato da dire sotto l'infusione dello Spirito Santo, e Dio operava i segni. In Atti capitolo 12, verso 12, San Paolo parla di sé, non è un uomo arrogante, perché dice che quando era di presenza, in persona, era umile e quasi che faceva fatica a parlare. Quando scriveva, scriveva che faceva paura. Ma leggiamo cosa dice qui. Egli dunque, consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto Marco, no, credo che ci sia un errore, va bene, non lo trovo, ho sbagliato a mettere 12, vediamo un pochettino,
Atti 22, 12 forse, dove ci sono i segni dell'Apostolo che parla ai Corinzi. Corinzi, 1 Corinzi 12, 12 credo che sia. O 2 Corinzi 12, 12. Dice così. Certo, sì, 2 Corinzi 12, 12. Dice, i segni, certo, i segni dell'Apostolo sono stati compiuti tra di voi in una pazienza a tutta prova, nei segni, nei prodigi e nelle opere potenti. Il segno più grande, il miracolo della salvezza della Chiesa dei Corinzi. Come alcuni studiosi o alcuni storici dicono che la chiesa di Corinto era una chiesa di 50.000 persone. Scusate la franchezza, se il segno di un apostolo che predica il Vangelo per 3 anni è qualche cosa e predica solo Cristo crocifisso, e si riescono a convertire 50.000 persone, non è forse questo un segno della predicazione della parola? Io mi soffermo a parlarne un poco di più perché sento nel mio cuore che ci sono molti credenti e molti predicatori che parlano troppo di secondo me. Noi non solo dobbiamo predicare la parola, la dobbiamo interpretare nel contesto che essa dice, perché se la tiriamo fuori dal contesto, ne facciamo venire fuori un pretesto che alla fine non si capisce niente e confondiamo le persone. I segni, il miracolo della salvezza dei Corinzi, 50.000 credenti, mostra l'autenticità che confermano il messaggero insieme alla parola. Noi in questi ultimi tempi ci dobbiamo convincere che dobbiamo vivere il Vangelo, dobbiamo interpretarlo nel modo che dice il Vangelo, armoniosamente con tutta la parola di Dio. Non possiamo dire questo va e questo non va e riduciamo la Bibbia a 50 pagine. Tutta la parola di Dio è divinamente ispirata, perché uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo, anche una virgola. Se non la comprendiamo quella virgola perché sta lì, col passare del tempo il Signore ci farà comprendere che cosa, perché serve quella virgola, ma noi dobbiamo partire in questo modo. Infatti dal primo momento, il fratello ha letto in Marco capitolo 16 verso 15 a 17 dove parla di serpenti. Serpenti non sono che ci mettiamo a raccogliere rettili per la strada, sono figure delle forze dell'avversario presentate come serpenti e scorpioni e così via. Ma nel verso 20 del capitolo 16 troviamo ancora un altro segno che accompagna la parola. Se noi vogliamo vedere il progresso del Vangelo, permettimi di dire, perché Dio mi ha dato un ministero che ogni giorno vediamo segni che confermano la parola, perché i risultati che riceviamo di messaggi da tutte le parti del mondo, possiamo dire che questo è il metodo di predicare il Vangelo. I segni accompagnavano, leggiamolo insieme. Leggiamolo. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto come Gesù aveva loro detto. E il Signore operava con loro per confermare l'autenticità della parola, l'autenticità dei messaggeri, e i segni confermavano al cuore che ciò che veniva detto
non era naturale ma soprannaturale. Signore, aiutaci, è molto chiaro. Grazie a Dio per la guida del fratello Massimo che mi ha portato a riflettere per questo insegnamento. Questo è un insegnamento per te credente, per te predicatore. Anche se stai cominciando oggi, ricordati che questo è un classico del Vangelo. Era valido al tempo di Mosè, era valido al tempo dei profeti, era valido al tempo di Gesù, era valido al tempo degli apostoli ed è valido per chiunque vuole vedere l'opera di Dio che prosperi, perché Dio onora la sua parola dovunque arriva. Lui non onora il secondo me, scordiamocelo questo, il nostro pensiero non ha nessun valore davanti a Dio, perché il metro di misurazione, noi dobbiamo convogliare i nostri pensieri verso la giusta direzione. Come dice in Secondo Corinzi, capitolo 10, guardiamolo insieme, il metro di misurazione che noi dobbiamo sottoporre la nostra vita, Secondo Corinzi, capitolo 10, verso 3, dice così, leggiamolo. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Leggiamo il verso 4. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, perché demoliamo i ragionamenti. In parole diverse, la parola di Dio prende i ragionamenti nostri, i pensieri, le idee, le speculazioni, le discussioni, le filosofie, le false religioni, rappresentano le fortezze, le gabbie che si nascondono, i pensieri che si nascondono in queste gabbie, che vengono smascherate dalla parola di Dio. Va a scastrare queste cose. La legge di Dio viene chiamata, vuol dire gli insegnamenti di Dio, che cadono tutti, secondo me, davanti alla parola di Dio che taglia con rettitudine attraverso la spada dello Spirito, che è la sua parola. Lo Spirito sa, lo Spirito, la spada dello Spirito è la spada a due tagli che scende nei nostri cuori, nel capitolo 4. Verso 12 dell'Epistola agli Ebrei, dice così, che essa scende dentro di noi. O noi, quando dico noi che predichiamo, è noi che ascoltiamo, perché è la parola che va a potare giù dentro di noi. Leggiamo in Ebrei 4:12, la parola fa proprio questo. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, cioè da un lato nutre e conforta chi crede e dall'altro sradica i pensieri che non sono veri, toglie, taglia la falsità e fa crescere la verità. E Dio stesso, il Signore che fa queste potature nel cuore e ci porta ad essere tralci che portiamo frutto per la gloria del Signore, ci purifica, lascia quello che porta frutto per il nostro benessere, quello che è approvato dallo Spirito che Dio in noi, prima che fa in noi, e poi noi siamo amministratori della parola.
Noi dobbiamo permettere prima di tutto che la parola lavori il nostro cuore e poi dobbiamo prendere la parola che ha già lavorato il nostro cuore e leggiamo insieme in 2 Timoteo capitolo 2, capitolo 4, verso 2, che dice: allora annunciamo la parola così com'è, essa sa farsi strada da sola, predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza, cioè usala per convincere, per rendere sicuro con le prove che è così. Rimprovera per correggere gli errori, esorta per indurre a comportarsi nel modo che dice la parola, insegna per dare indicazioni al segno che ci viene dato dalla parola, fatto con pazienza, prima per noi e poi per gli altri. Questa è la guerra spirituale, cioè è una guerra per cambiare il nostro modo di pensare, come una maestra di scuola che fa una guerra con i bambini per portarli dall'incapacità di non sapere alla capacità di sapere. E guerreggia dalle 9 la mattina, quando andavo a scuola io, fino all'1 del pomeriggio. Era una guerra perché cosa faceva? Trasferiva gli insegnamenti di quello che avevamo bisogno, l'educazione civica, il come comportarsi, e questa guerra era dentro di noi. E lo Spirito Santo ci aiuta in questo. E così, caro fratello, ti ringrazio che mi hai dato, per mezzo dello Spirito Santo, l'ispirazione di avere anche questo pensiero, perché io desidero tanto che ci siano, ogni credente diventi un grande predicatore, ma della parola, perché allora vediamo il mondo che cambia. Senza dubbio, io non ho nessun dubbio che quando predichiamo la parola, i segni accompagnano la parola. Non siamo noi, è la parola in sé che ha questo potere, perché il seme della parola, quando cade in un cuore sincero, viene fecondata dallo Spirito Santo e produce ciò che Dio vuol fare di quel vaso che si lascia modellare dalla parola che scende nel suo proprio cuore. Grazie Massimo. Io ringrazio te, pastore, per l'arricchimento alla parola, veramente, grazie. No, il Signore me l'ha messo nel cuore perché. E la cosa bella è che tutto diventa un arricchimento, visto Sì, è che è vero. bello. Vogliamo ringraziare il Signore insieme, di già che ci siamo. Amen. Signore, ti ringraziamo anche per questa Grazie, serata che Signore. tu ci hai dato la possibilità di amministrare la verità, che è la tua parola, Signore. Tutto il secondo me, per amore del tuo nome, toglilo dalle nostre menti. Perché ognuno si sta facendo un Vangelo secondo lui, ma quattro sono i Vangeli, secondo Matteo, secondo Marco, secondo Luca e secondo Giovanni. E questo è il tuo Vangelo, Signore. Aiutaci, Signore, ti prego per ogni cuore di buona volontà che vuole vedere la tua gloria che si manifesta prima di tutto nella sua vita e poi nell'ambiente dove tu l'hai messo, dagli quelle direttive che sono nella tua parola, perché possiamo portare frutto per la tua gloria. Oddio, te lo chiediamo tutti insieme nel nome di Gesù. Amen, amen, Amen. 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 Grazie Massimo, Dio ti Grazie, Signore. benedica, prenotati per la prossima volta e andiamo Certo. avanti perché Dio è grande e ci aiuterà. Amen. Dio vi benedica. E Grazie. voi che Buonanotte. siete a casa vi Buonanotte. saluto, Dio piacendo, ci vediamo domattina alle 10:30 per la solita visita pastorale ed insieme continuiamo a fare cosa? A prendere insegnamenti dalla parola del Signore e passo dopo passo costruiamo la nostra fede sulla parola di Dio,
che è il Dio della parola. Quando noi onoriamo la parola del Signore, Dio onora noi, sempre, sempre, sempre. Dio ti benedica, pace e buonanotte. A domani mattina.